Siamo tutti tutto quanto amabile. Siamo tutti benvenuti in questo nuovo video dove vedrete tutta la mia stanza. Allora, visto che ho fatto di nuovo shopping, e questo sarà il secondo video che faccio, volevo fare un video haul come Dio comanda. E quindi ho deciso di farvi vedere in tutta la mia potenza, bellezza e grassezza. Quindi ovviamente ho il capelli legati perché ho fatto da poco la guida, sono vestita, ho tutta la roba, anche le scarpe. Mi sono fatto questo qua, sempre il pile che vi ho fatto vedere indossato un po' in modo schifoso nell'altro video shopping che vi lascerò sopra, sotto, qualche parte ve lo lascio. Andatelo a guardare. Questo per secondo. Però volevo fare proprio un video haul. Allora, questo qua è il pile che ho comprato l'altra volta, è fatto così, spero che lo vediate, insomma. L'ho preso perché ha una cosa fighissima che ho fatto vedere anche l'altra volta, ovvero questa qua, che ha il look a push, poi so che non sono fighissima, e poi si fa così e mi posso mimetizzare. È una taglia un pochettino un po' più grande della mia, ma perché io li voglio morbidi. Poi passerò direttamente a farvi vedere le altre cose che ho acquistato. Una di queste cose sono delle scarpe, quindi vediamo come farò. Ecco il secondo acquisto, questo che ho fatto oggi. Sì, è più complicato abbottonare la camicia che farvela vedere, però vabbè, tanto l'ho fatto vabbè abbastanza velocemente, dai. Allora, questa qua è fatta così, è un po' più lunga, non posso andare oltre perché ho il mio letto, quindi così non posso andare. Comunque è fatta così e rimane più lunga, quindi si può mettere anche sui leggings, perché l'ho presa un po' più grande. Vedete, è un po' lunga di maniche, tipo. Però ripeto, voglio le cose comode, perché se sotto mi metto, tipo sotto in questo caso, ho la maglia. Ho una maglia nera perché ho freddo. Quindi sotto, se ci metto qualcosa, almeno non è un problema. L'unica cosa è che essendo da uomo, sì, è una camicia da uomo. L'ho presa da ADS. L'ho pagato 15 euro, tanto sono ancora la targhetta. Mentre il pile invece ho pagato 10 euro sempre da VS, però reparto donna stavolta, ho cambiato reparto. Ci ho chiesto le maniche, ma le tengo così strette, giusto per farvela vedere. Il colore è stupendo, mi piace tantissimo. Il colore si sembra grassa, non so, fa niente. Però di solito le linee orizzontali dovrebbero ingrassare, quelle verticali snellire, ma chi se ne frega. Ed è questa qua, mi piace molto, molto, molto scialla. Mi urlano, non fateci caso, se no non potrei mai fare video. Vi faccio vedere comunque, appunto, questa qua costava 15, ma forse 15, dove per ancora scontrino? Da OVS, sì, 15 euro. Tutto qua sopra, sì, 15 euro. L'ho preso da OVS, poi ci devo togliere l'etichetta perché qua ce l'ho qua la busta, ce l'ho ancora l'etichetta, che è qua, 15 euro. Che era appunto scontata, veniva a 20 euro, però ci sta, è carina. Sì, l'etichetta magari no. E poi così, cioè, è molto carino. Vi faccio vedere poi l'altra maglia che ho fatto vedere già in un altro video, ma la faccio vedere indossata bene. Eccoci qua, questa è l'altro acquisto che ho fatto da Disney, che avete già visto nell'altro video, ma così la vedete indossata, è larga, lo so. Purtroppo non c'era la mia taglia, è molto larga, però mi piace tantissimo perché la posso portare sui leggings. Stavo sul discorso di prima, vedo che una cosa sia larga che sia troppo stretta, tranne che per alcuni tipi di cose, tipo le canottiere, no. Però in inverno ci sta, nel senso che comunque è comoda, se voi mettete una maglia sotto più spessa lo posso fare, poi è giusta anche perché comunque rimane lunga. E c'è il mio ragazzo, ce l'abbiamo uguale, solo che ho una taglia in più di lui perché c'era solo una L. Detto, beh, fa niente. E quindi ha la cosa fighissima che io purtroppo ce l'ho nel fianco, perché se... Ah, comunque c'è anche un tascone qua. Mi viene la panza. Allora, praticamente adesso facendo così, ta-tan. Sì, sono fighissima, lo so. Sono molto luminosa. Il potere delle gemme dell'infinito. Da Disney l'ho pagata 10,80 euro, se non sbaglio. È bellissima. Non so come la laverò, vedo di lavarla a secco, mi metto perché ha le pile dentro qua. Però, ragazzi, sembra un albero di Natale, guardate. Perché fa così. Se non era per il mio ragazzo non lo scoprivo questa cosa, lo ripeterò sempre. Però lui non sapeva che le luci facessero tipo effetto dopo un albero di Natale. E qua il primo film che ci sarà della Marvel, non andremo al cinema con questa. E l'accenderemo anche se gli altri darà fastidio.
Questa era questo livello che vi ho fatto, anche perché è dentro un po' felpata, ma non troppo, perché le felpe di solito senza zip non le sopporto, ma essendo larga non mi strozza. Le maniche sempre costantemente tipo a mo' di barbone, però la maglia è fighissima, è comoda, è calda, io purtroppo non posso usare la lana, mi ci trovo molto molto bene. Vi faccio vedere l'ultima cosa che ho acquistato, che non è una maglia, e devo vedere un po' come farvela vedere. Vi lascio con questa bellissima maglia luminosa. Eccoci qua, mi vedrete con la mia maglia classica, uguale che corte. Vi farò vedere le scarpe, le mie scarpe. Sono fatte così. Scusatemi, i calzini obrobri sono così. Spero che si vedano. Sono queste qua, così. Sono le mie scarpe. No, è stato solo pulite. Tutti i miei calzini molto fashion, eccetera. Non pagate. Devo fare le acrobazie per farle vedere. Le pagate 29,90. 99. C'è scritto qua sul talloncino. Ecco. Aspettate. È un po' storto. Ecco. Lo vedete a specchio. 29,99. E sono fatte appunto così. E vedete. Queste sono le mie scarpe. Era meglio se le facevo, magari ve le tolgo, ve le metto qua così dovrete. Le mie scarpe nuove sono della Puma, fatte così. Non sono da uomo, sono unisex, mi piacevano un casino, perché di solito dicevo sempre basse, queste le trovo bellissime. Sono molto, sono totalmente nere, ho capelli più arancioni del solito in video, vabbè. Comunque sono molto molto belle, appunto le ho pagate 29,99, sono un 40,5. Quindi ci può stare, io di solito porto il 39,40, però da ginnastica avevo visto un 40, scrive col tacco 39, ci sono i piedi un po' strani. Però devo dire che mi trovo bene, le ho provate, e questa cosa qua hanno una suola fantastica, perché le volevo un po' più alte, di solito ho sempre quelle basse, infatti ho le Vans, le Converse, le Champions, se volete sotto scrivetemi nei commenti, dovete vedere tutte le mie scarpe, mi divertirò a farvele vedere. È un po' complicato che non le indosserò, ve le farò vedere così, perché sennò faccio Pasqua. Niente, le ho comprate appunto oggi da Foot Locker e niente, sono bellissime. Mi piacciono veramente tanto perché appunto, ripeto, ce l'ho sempre a stivaletto. Le uniche che ho alte sono le Adidas. Appunto, se volete un video sulle scarpe ve lo farò. Con questo ho terminato i miei acquisti. Sì, questo è il mio bellissimo tatuaggio. Scusatemi se si muove il telefonino. Io vi saluto e niente, penso che sia terminato qui il mio shopping con i saldi. Poi se copro qualcos'altro ve lo farò vedere insieme ad altre cose. Scusami la velocità, ma devo andare a mangiare e spogliarmi. Io vi saluto, mi raccomando, lasciate tanti like sotto se volete, commentate, ci vediamo nel prossimo video.